Buon pomeriggio e benvenuti a tutti voi, perché siete molto numerosi. Sono Luigi Pizzimenti a nome di Polaris, vi do il benvenuto a questa nuova conferenza che Polaris ha organizzato al museo. Come ogni volta ringraziamo il museo nella direzione e nel personale per l'assistenza che ci dà nell'organizzare queste conferenze e questi incontri. Abbiamo fatto abbastanza pubblicità, ben sapete che il relatore di oggi è Corrado Lamberti, che è un divulgatore italiano di massimo livello, fondatore e per molti anni direttore della rivista L'Astronomia Prima, la rivista Le Stelle, ha curato la enciclopedia, ha scritto centinaia di articoli, note, editoriali e via dicendo. Possiamo dire che è un amico di Polaris, perché nel 2011 venne a tenere una prima conferenza per noi e presentò in anteprima il suo libro Per capire l'universo. Oggi, a distanza di qualche anno, viene a parlarci dell'argomento di cui forse nell'ambito della fisica si è parlato di più negli ultimi anni, che è il bosone di Higgs. E proprio su questo argomento ha scritto recentemente un libro, di cui abbiamo alcune copie, che è proprio sul bosone di Higgs, racconta sia dal punto di vista storico la ricerca e gli studi che sono stati fatti sulle particelle subatomiche, e quindi racconta come si è arrivati a questa importante scoperta. Presentazioni su di lui potrebbero essere molte. Una cosa che secondo me è importante per un italiano, diciamo, per i suoi meriti nell'ambito della divulgazione. Nel 99, se non sbaglio, è stato intitolato un asteroide, che quindi varia per il sistema solare e porta il nome di Corrado Lamberti. Quindi direi che questo massimo riconoscimento a livello internazionale è pienamente meritato. Prima di lasciarvi la parola, ho un paio di informazioni e di comunicazioni per chi ci segue, che sa che come Polaris facciamo molte attività rivolte al pubblico. Ne abbiamo una serie in cantiere, delle elenco brevemente. Il 31 marzo, quindi il giovedì 31 marzo, ci sarà la presentazione del corso di astronomia di base. Da diversi anni Polaris offre un corso di base di astronomia per tutti gli interessati. Non sono necessari studi approfonditi precedenti, basta avere la passione, l'interesse e la curiosità di conoscere l'astronomia e l'universo. È una serie di 8 incontri che ci saranno ogni giovedì sera a partire dal 7 di aprile. Saranno incontri che si terranno nella nostra sede, che è in salita superiore della Noce, al numero 27. C'è un cortile privato per poter parcheggiare, quindi non ci sono problemi di parcheggio, pur essendo in una zona dove appunto non è facile arrivare con mezzi propri. Sono corsi che lezioni che si tengono a giovedì sera dalle 21 alle 22:30, 23 massimo. Ci saranno 7 lezioni teoriche, una uscita pratica con i telescopi e i binocoli che metteremo a disposizione, e quindi si affronteranno i diversi argomenti dell'astronomia. Abbiamo alcuni volantini qui disponibili per chi è interessato, oppure potete chiedere a noi alla fine della conferenza per informazioni. Sul sito internet, che è sempre aggiornato, ci sono tutte le novità, cioè ci sono i programmi, ci sono le serate osservative e via dicendo. A proposito di serate osservative, abbiamo iniziato ieri sera le consuete osservazioni della Luna in Corso Italia, che teniamo in occasione in concomitanza più o meno del primo quarto di Luna.
Abbiamo iniziato ieri sera, ci sono anche qui i volantini che danno il calendario delle prossime uscite. Grosso modo una volta al mese, la prossima volta sarà il venerdì 15 aprile, senza dover prenotare, se volete fare due passi, venite all'altezza della chiesa di Boccadasse e noi saremo lì con qualche strumento, faremo vedere Giove, la Luna e quello che si riesce a vedere, alcune stelle doppie a seconda della serata, anche perché siamo in mezzo alle luci della città, non è che si possono fare osservazioni molto, molto approfondite. La prossima conferenza sarà il 16 di aprile, parleremo di un argomento un po' particolare, le nane rosse, stelle che sono molto piccole ma estremamente diffuse nella galassia, e oltre a loro vedremo anche la possibilità che ospitano sistemi planetari e simili o anche in parte diversi da quello che conosciamo come sistema solare. Verrà a parlarcene una giovane astronoma che ha svolto una tesi in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico della Val d'Aosta proprio su questo argomento, e quindi ci verrà a raccontare gli esiti delle sue ricerche. Ultimo avviso: siamo, ahimè, in un periodo di dichiarazione dei redditi di tasse. Sapete che da alcuni anni Polaris chiede il 5 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi. Sono soldi in un'istituzione, questa del 5 per 1000, che dobbiamo dire funziona, nel senso che semplicemente mettendo il codice fiscale di Polaris e una firma sulla vostra dichiarazione dei redditi, a noi arrivano un pochino di soldi. In forma totalmente anonima, non sappiamo chi ci dà i soldi, non sappiamo quanto ci versa, quindi non avremo dati, però sono soldi che ci permettono di sopravvivere, di organizzare le nostre attività, di proporre le conferenze al museo, di fare le osservazioni pubbliche e via dicendo. Quindi vi chiediamo, se lo volete, di mettere la vostra firma, se gradite appunto le nostre attività, questo è un sostegno che per noi è utilissimo. Il 9 maggio, un lunedì, ci sarà il transito di Mercurio davanti al Sole, un evento che non capita molto di frequente. Noi ci stiamo organizzando per fare un'osservazione pubblica. La prossima conferenza speriamo di avere tutti i dati per dirvi dove saremo con i nostri telescopi. Comunque organizzeremo qualcosa per il pubblico un lunedì nel pomeriggio. Quindi segnatevi la data del 9 maggio. A questo punto ho chiacchierato fin troppo e lascio quindi la parola a Corrado Lamberti, e quindi lo ascoltiamo tutto quello che c'è da sapere sul bosone di Higgs. Grazie. L'idea di questa chiacchierata è dare un quadro generale di dove è arrivata la fisica delle particelle, dove sono arrivate le nostre conoscenze su quelli che sono i costituenti di base della materia. In particolare c'è stato il coronamento di quello che si chiama il modello standard con la scoperta del bosone di Higgs. Ecco, vediamo, mi piacerebbe raccontarvi qual è il significato più profondo della scoperta di questo bosone. Vi avverto, argomento non proprio semplicissimo. Allora, quello che cercherò di fare è di tradurre in termini intuitivi alla portata del nostro senso comune quelle che sono invece acquisizioni, ragionamenti, modelli che sono estremamente teorici ed estremamente tecnici sul piano matematico. Facciamo un po' uno sforzo per vedere se riusciamo a calarci un attimino nella testa dei fisici delle particelle, per vedere come ragionano e come portano avanti le loro ricerche. Partiamo. Allora, dobbiamo andare alla ricerca di quelli che sono i costituenti fondamentali della materia. Qualcuno ci ha già pensato nel secolo scorso,
il signor Mendeleev stabilisce con questa tabella quelli che sono secondo lui i mattoni fondamentali, cos'è che costituisce la materia? Gli atomi. E gli atomi come sono organizzati, come faccio a studiarli, come faccio a capire cosa sono, qual è la loro natura. L'idea di Mendeleev è li metto in ordine, cerco di incasellarli in qualche maniera per trovare una regolarità, perché forse da questa regolarità, cercando di leggerla, forse riesco a capire quali sono come dire, le caratteristiche di fondo. Il suo modo di casellarli è in base a quello che si diceva il peso atomico, il numero di massa. Tanto più gli elementi sono più pesanti, li metto in fila, ma poi si rende conto Mendeleev che ci sono delle similitudini chimiche tra certi elementi, per cui li incaselli in verticali in queste famiglie. Perché è importante questa tabella? Perché guardate, lui trova il modo di organizzarli, ma si rende conto che ci sono situazioni strane, per esempio, che so, il germanio, ecco, aspettate, prendo il punto. Il germanio, questo elemento qui, ai suoi tempi, sto parlando del 1860-70, non era stato ancora scoperto. In ordine di numero di massa, lui dopo questo elemento conosceva quest'altro, l'arsenico, dice perché non l'ha messo qui? Perché l'arsenico era più simile chimicamente al fosforo piuttosto che al silicio. E allora cosa fa? Lascia una casella vuota. Ma nel momento in cui si convince che questo è il modo giusto di organizzare gli elementi, quella casella vuota sta a segnalare che ci deve essere un elemento che non abbiamo ancora scoperto. Allora, la capacità di organizzare le cose, di incasellarle, di dare un ordine, è importante perché rivela potenzialità predittive per quel modo di organizzare le cose, capite? Ecco, è la stessa cosa, la stessa mentalità adottata dai fisici delle particelle per tutto il Novecento, nella costruzione di quello che si chiama il modello standard. Come Mendeleev andava alla ricerca dei mattoni fondamentali, i più elementari. Cosa vuol dire elementare? Vuol dire che non c'è un costituente più piccolo, vuol dire che al di sotto di quel livello di struttura della materia non c'è nient'altro, è il mattoncino ultimo costitutivo. Ecco, questa sarà una parola chiave che mi sentirete ripetere molte volte. Secondo Mendeleev è l'atomo, noi ormai sappiamo che non è così. Questa è, per così dire, la tabella di Mendeleev dei fisici delle particelle moderne. Questi sono effettivamente i costituenti fondamentali della materia. Ecco, vorrei raccontarvi un po' come si è arrivati a capirlo. Partiamo dagli inizi del Novecento. All'inizio del Novecento si conoscono soltanto due interazioni di natura: l'interazione gravitazionale e l'interazione elettromagnetica. Sono solo queste le forze che si conoscono. Queste due forze hanno delle similitudini e delle differenze. Per esempio, tutte e due si trasmettono a distanza calando con la distanza come l'inverso del quadrato. Tutte e due non sappiamo bene come si trasmettono nello spazio. Per esempio, la forza di gravità, la gravitazione generale. Newton, che la scopre, è il primo a dire, attenzione ragazzi che non ho spiegato tutto, anzi ve la dico com'è, io ve la scrivo questa equazione che va come su 1 su R quadro, ma guardate che non sono del tutto convinto di avervi raccontato per intero la verità, perché io non riesco a capire come faccia l'interazione gravitazionale a trasmettersi nello spazio, come fa il Sole a trasmettere la sua forza alla Terra. Cioè, noi siamo capaci di fare una forza, di spostare per esempio un oggetto perché in qualche modo lo tocchiamo, c'è un contatto diretto. Ma il Sole come fa attraverso il vuoto dello spazio? Cos'è la forza del suo pensiero che fa muovere i pianeti intorno a sé? E dice, guardate che dal punto di vista filosofico questo è semplicemente aberrante. Quindi io ve la do, questa legge fondamentale, noi sappiamo quanto è preziosa. Però da un punto di vista filosofico e fisico lascio il compito alle generazioni future di spiegarmi com'è che si trasmette questa forza. È lo stesso problema che ha l'interazione elettromagnetica.
Ecco una piccola similitudine che c'è tra le due forze. Sanno trasmettersi a distanza, si trasmettono fino all'infinito, calano l'inverso del quadrato della distanza. Sono molto simili, se volete, queste due interazioni. Un'altra parola chiave è simmetria. Utilizzeranno moltissimo i fisici delle particelle le simmetrie che ci sono tra le interazioni fondamentali di natura e tra le particelle di natura. Sembra che la natura ami la simmetria, ami l'eleganza, ami la semplicità. E i fisici sfruttano questo fare. In qualche modo, il termine bellezza, bellezza di un'equazione, bellezza di uno schema, è entrato a far parte a pieno diritto delle locuzioni di cui si parla e che si usano nella fisica delle particelle. Questo modifica di molto la visione che noi abbiamo di una fisica come scienza, cosa c'entra l'estetica con la scienza. E invece sembra proprio che eleganza, bellezza diventano le chiavi di volta della conoscenza dell'universo. Questo è molto bello. Va bene, dicevo, guardate cosa voglio dire per simmetria, per similitudine. Queste sono le due leggi fondamentali, una gravitazionale e una dell'attrazione elettrostatica. Vedete che sono assolutamente identiche. La forma matematica è identica, tutte e due vanno come l'inverso del quadrato della distanza, tutte e due hanno una costante di proporzionalità indicata con due lettere diverse, ma è un numero, una costante numerica. Tutte e due hanno questi termini che sono sostanzialmente le cariche elettriche per quel che riguarda l'elettricità, le cariche gravitazionali che si chiamano masse per quel che riguarda la gravitazione. Vedete che sono assolutamente identiche. Bene, per riuscire a trovare le similitudini dentro diverse situazioni fisiche è fondamentale, perché trovare che due leggi sono simili, due fenomeni sono simili, ci fa capire, ci fa intuire che sotto ci deve essere qualche cosa, una ragione profonda, ci fa scavare sempre più in basso e nello stesso tempo, mentre mostrano similitudini, mostrano anche specificità, e quelle specificità ci fanno capire esattamente quali sono le differenze tra le due forze. Per esempio, in questo caso, i valori numerici delle due costanti sono profondamente diversi. La costante che compare in questa equazione qui, nell'edizione, non funziona più, scarico. La costante K della legge di Coulomb è enormemente più grande della costante G della legge di Newton. Cosa vuol dire? Questo ci fa capire che l'interazione elettromagnetica è straordinariamente più intensa di quella gravitazionale. Oppure un'altra cosa, la legge di Coulomb spiega una forza che può essere sia attrattiva sia repulsiva. La legge di gravitazione universale è una forza che può essere solo attrattiva. Ecco la specificità, ci fa capire che nel caso elettrico di cariche ce ne sono di due tipi diversi, quelle che noi chiamiamo una carica più e una carica meno. Nel caso gravitazionale di cariche ce n'è una sola, la massa, punto e basta. Allora, vedete, riuscire a trovare le similitudini, le simmetrie, ci fa capire un sacco cosa ci sta sotto, cosa domina e nello stesso tempo cosa differenzia, ci fa capire meglio le singole leggi. Aveva già fatto questa operazione nell'Ottocento Maxwell, con le equazioni, che non vi sto a discutere perché vedete come sono complicate, dell'elettricità e del magnetismo. Quando elettricità e magnetismo sembravano due parti della fisica completamente distinte, invece Maxwell riesce a scrivere quattro equazioni che raccolgono dentro di sé tutti i possibili fenomeni elettromagnetici che possono capitare nell'universo. E cosa c'è di bello e di elegante? Che queste quattro equazioni a due sono praticamente identiche. Se voi guardate la forma della prima con questo strano integrale E per DIS e della terza, vedete che sono identiche al primo metro. Cambia, là si parla di E, campo elettrico, e qui di B, campo di induzione magnetica, d'accordo? Ma formalmente, matematicamente sono identiche. Poi la specificità è che nel caso magnetico qui c'è uno zero, là invece c'è un'altra cosa.
Ecco, per esempio, la traduzione di questo zero vuol dire che dentro le calamiti, i poli nord e i poli sud sono indissolubilmente legati fra loro, che non esistono i poli nord e i poli sud separati, mentre invece esistono le cariche elettriche separate. Ci può essere una carica positiva che va per conto suo e una carica negativa che va per conto suo. Ecco le specificità. Anche quest'altra coppia di equazioni, la 2 e la 4, vedete che sono assolutamente identiche formalmente, matematicamente. Quindi non guardate cosa significano quei simboli, ma la vedete che la forma è la stessa. Ancora una volta la simmetria tra le equazioni, tra la descrizione matematica delle diverse interazioni, ci fa capire un sacco di cose riguardo a quelle equazioni. E quindi la terza parola chiave di cui mi sentirete tanto parlare è unificazione. Quando io riesco a trovare delle equazioni che sono simili e che descrivono due interazioni diverse, la voglia che ho è quella di scrivere un'unica equazione, perché capisco che quelle due interazioni sono sostanzialmente due facce della stessa medaglia. Quindi io scrivo un'unica equazione che spiega tutte e due. E il programma di ricerca attuale dei fisici delle particelle è proprio questo: cercare di unificare in un'unica descrizione matematica tutte le interazioni di natura. È un programma ambiziosissimo, oggi non si sa bene come affrontarlo perché ci sono 100.000 difficoltà, ma almeno per un paio di interazioni questa operazione è riuscita positivamente, e su quella strada si sta continuando. Adesso veniamo velocemente agli anni 30. Ormai agli inizi del Novecento abbiamo capito che gli atomi non sono le particelle più elementari della natura. Gli atomi sono costituiti da un nucleo e da elettroni, quindi hanno una costituzione interna. Allora ci sono dei mattoncini più piccoli, i mattoni più piccoli sono gli elettroni e i nuclei. Poi negli anni 30 si scopre che anche i nuclei sono fatti a loro volta di particelle, sono fatti di protoni e di neutroni. Allora semmai i mattoncini fondamentali sono elettroni, protoni e neutroni. Bene, vedremo che protoni e neutroni in realtà non sono mattoncini elementari. Gli elettroni sì. Quindi l'elettrone negli anni 30 è la prima particella veramente elementare che si conosce, ed è rimasta elementare fino ai nostri giorni. Finora non abbiamo dimostrato che l'elettrone a sua volta si suddivide in varie parti. È una particella elementare, e così abbiamo collocato il primo tassello di quella specie di tavola di Mendeleev dei fisici moderni. Tutti gli altri tasselli avranno queste caratteristiche. Vedete, qui ci sono dei numeri che rappresentano, beh, oltre che il nome della particella, la massa espressa in termini energetici, come fanno i fisici delle particelle, la carica elettrica e lo spin. Lo spin che cos'è? È un numero quantico. È un numero quantico, è un numero che rappresenta una caratteristica delle particelle elementari. Potrei dirvi sul piano intuitivo, è una specie di rotazione su se stessa che hanno le particelle, ma guardate, è fuorviante, è un numero quantico, punto e basta. È vero, ha come unità di misura quella di un momento angolare, quindi proprio come se una particella ruotasse su se stessa, ma tante volte per forzare troppo la mano e rendere intuitive le cose poi ci si porta fuori strada. Comunque ve lo dico perché di spin ne parleremo parecchio nel corso della nostra chiacchierata. Oltre che l'elettrone, negli anni 30 siamo convinti che sia elementare anche la sua carica. Ecco, su questo voglio insistere. Cosa vuol dire che la carica dell'elettrone è elementare? L'elettrone ha una certa carica, negativa, elettrica. Il protone ha la stessa identica carica, soltanto in segno opposto, positiva. Però in natura voi non trovate una particella che abbia una frazione della carica dell'elettrone. Qualunque particella in natura che noi conosciamo ha una carica che è pari a quella dell'elettrone, si chiama carica elementare, oppure pari a due volte, oppure tre volte, quattro volte la carica elementare, ma non troverete mai una particella che ha una carica 3,72 o 4,5.
Capite? È un po' come dire quando andiamo a zuccherare il tè con le zrollette, o ce ne metto uno, ce ne metto due, ce ne metto tre, non ci metto due zrollette e mezza, se no tanto valeva comprare lo zucchero sciolto. In natura non esiste la carica elettrica sciolta, esiste in zollette. Questa è un'acquisizione che vedrete tra poco, vi metterò in discussione, perché i fisici moderni invece dicono che anche la carica elettrica non è elevata. Bene, 1928, gli anni 30, gli anni a cavallo del 1930 sono anni d'oro per la fisica moderna. Si fanno delle scoperte fondamentali, la più fondamentale di tutte è quella di Dirac, che sviluppa l'elettrodinamica quantistica. Cioè, Dirac cosa fa? Prende quelle quattro equazioni che avete visto prima, quelle di Maxwell, che spiegavano tutti i fenomeni elettromagnetici, e dice: integriamo queste equazioni con quelle che sono le due acquisizioni più recenti e importanti della fisica, che sono la meccanica quantistica e la relatività. La meccanica quantistica si era sviluppata nei primi 2-3 decenni del Novecento, la relatività era nata nel 1905, non è possibile avere ancora equazioni elettromagnetiche che non tengono conto di questi due sviluppi. Cerchiamo di integrarli. Così facendo scopre delle cose stranissime. Per esempio scopre che ci sono delle equazioni che descrivono lo stato di un elettrone con energia negativa. Ora vediamo, sì, provo a dirla così. L'energia totale di un sistema fisico può essere positiva o negativa. Normalmente l'energia totale è negativa per un sistema fisico che è legato. Per esempio, un elettrone che è legato al suo atomo ha un'energia cinetica, però ha anche un'energia potenziale che lo tiene legato all'atomo. L'energia cinetica è positiva, la potenziale è negativa, vince la potenziale, ed è per questo che l'elettrone resta legato. Il suo totale dà un'energia negativa. Un elettrone libero ha soltanto l'energia cinetica che è positiva. Dirac studia particelle libere e gli escono fuori due soluzioni di queste sue due nuove equazioni che integrano anche la meccanica quantistica e la relatività. Gli escono due equazioni di cui una dà un'energia positiva e l'altra si riferisce a un elettrone con particelle con energia negativa, anche se l'elettrone è libero. La discussione tra i fisici è vivace, c'è qualcuno che dice: ma si vede che è una soluzione di troppo, beh, buttiamola via, non consideriamola nemmeno. Sapete come si fa tante volte, uno risolve un'equazione di secondo grado, poi sotto la radice quadrata gli salta fuori un valore negativo, dice beh, negativo sotto la radice, soluzione da scattare. Invece no, Dirac dice: io la prendo sul serio questa soluzione, devo trovare la spiegazione di questo fatto. E la spiegazione, la faccio breve, è l'antimateria. Cioè dalle sue equazioni viene fuori l'indicazione che esistono delle particelle, si dicono di antimateria, che hanno sostanzialmente questa caratteristica. Per esempio l'elettrone ha il suo antielettrone. Una particella con le stesse caratteristiche di spin, con le stesse caratteristiche di massa, di carica elettrica, tutto uguale, carica opposta, carica positiva, cioè è un elettrone positivo invece che essere un elettrone negativo. Le particelle di antimateria, quando si incontrano con la rispettiva particella di materia, si annichilano, si distruggono, spariscono. Al loro posto saltano fuori due fotoni gamma, luce, energia allo stato puro. Può avvenire anche l'esercizio contrario. Se voi mettete in campo tanta energia, potete far scaturire direttamente dall'energia due particelle, una di materia e un'altra di antimateria, che è poi quello che fanno i fisici agli acceleratori di particelle. Bene, viene teorizzato questo concetto di antimateria, che capite ha delle connotazioni parecchie fantascientifiche, e infatti mica tutti ci credono all'inizio, ma passano soltanto 4 anni e Anderson, Black, porca miseria, non si vede occhialini.
e io invece insisto, occhialini, scoprono nei raggi cosmici l'antimateria. Sapete perché ci insisto? Perché per una scoperta così grossa, così importante, Anderson ha preso il premio Nobel, Blackett ha preso il premio Nobel e Occhialini, a cui voglio bene perché è stato il mio professore, mi sono laureato nel gruppo di Occhialini, a Occhialini gliel'hanno negato. E Stoccolma, cos'è successo? No. Ok. E Stoccolma, devo dire, aggiungo e ci tengo sempre a ricordarlo, ha avuto il torto marcio di negare due volte il premio Nobel a Occhialini, anche nel 1947 con la scoperta del pione. C'è stato un accanimento terribile nei confronti di questo uomo che è stato uno dei capi scuola della fisica delle alte energie in Italia. Ci siamo? No, via. Ma è quindi che produce il torto? No, la riposizione del torto. Così adesso vede sono situazioni quantistiche. Bene, all'interno della teoria di Dirac c'è un altro concetto importante che viene avanti e che verrà utilizzato anche sulle altre interazioni che andremo a scoprire, ed è quello della interpretazione dell'interazione elettromagnetica come scambio di fotoni virtuali. Cioè, d'ora in avanti, quell'idea di prima per cui le interazioni elettromagnetiche avvengono a distanza, noi siamo abituati a pensarla così, qui c'è un elettrone, questi due si respingono perché fanno un'azione a distanza, una forza a distanza. Bene, dice Dirac, non si deve più pensare così, si deve pensare invece che questo elettrone è continuamente circondato da una nube di fotoni, particelle di luce, di fotoni virtuali. E questi fotoni scaturiscono fuori dal nulla, dal niente. Questa cosa ci fa drizzare i capelli in testa, no? Perché noi siamo abituati a dire l'energia si conserva, non può nascere dal nulla, non può nascere dal vuoto. E invece no, la meccanica quantistica dice che può nascere dal vuoto, soltanto può nascere e dopo un brevissimo tempo deve ritornare nel vuoto, in modo da rispettare una legge fondamentale della meccanica quantistica che è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Quindi voi dovete immaginare gli elettroni come circondati da questi nubi di fotoni virtuali che vengono continuamente prodotti, lanciati nello spazio e subito richiamati all'indietro e rifagocitati dall'elettrone che l'ha emesso. Però può succedere che uno di questi fotoni, muovendosi prima di ritornare indietro, incontri un altro elettrone, può essere assorbito da quell'elettrone. A quel punto gli cede energia, gli cede quantità di volte, quell'elettrone si allontana. Ecco come avviene l'interazione elettrostatica, cioè la forza repulsiva che c'è tra gli elettroni è dovuta allo scambio di queste particelle virtuali. Impariamo a riconoscerle, le chiamiamo bosoni, si chiamano così queste particelle soltanto perché hanno quel numero quantico che vi dicevo prima, lo spin, hanno un numero quantico intero in certe unità di misura, quindi hanno un numero quantico o 0, 1 o 2, un numero intero, mentre invece le altre particelle, per esempio gli elettroni, hanno spin un mezzo, tre mezzi, meno un mezzo, va bene, spin intero oppure spin semi-intero. Ecco, quello che Dirac ci racconta per l'interazione elettromagnetica è che l'interazione avviene grazie allo scambio di particelle virtuali che nascono dal nulla, si può dire. Vorrei raccontarla ancora meglio, ma non voglio perdere troppo tempo. Voi dovete immaginare, lui dice, c'è il campo elettromagnetico disseminato per tutto lo spazio. Il vuoto dello spazio è disseminato di un campo e nel vuoto là c'è una miriade di elettroni virtuali che sono pronti a schizzare fuori e poi magari a ritornare subito nel vuoto. Avete presente ogni tanto i pesciolini anche in mare che saltano? Gli elettroni virtuali fanno la stessa cosa, ma subito ritornano nel vuoto, a meno che in quel momento passa il gabbiano, lo prende al volo il pesciolino e quello non ritorna più nel suo ambiente naturale. E così anche per gli elettroni virtuali. Ecco, a questa idea noi dobbiamo abituarci. Lo spazio è una sterminata distesa, ma dice non di vuoto. Non è vero che il vuoto è nulla e niente, invece lo spazio è pieno di campi, è pieno di particelle virtuali, è pieno di
questa attività di nascita e morte continua delle particelle, per cui lo spazio è stracolmo di energia. 4 anni fa parlavamo di energia oscura. Molto probabilmente l'energia oscura in campo cosmologico è proprio dovuta a questo fatto, alla presenza dei campi nello spazio. Ho insistito un po' perché questa visione si rivelerà vincente e verrà utilizzata per tutte le altre interazioni che i fisici scopriranno negli anni successivi. Adesso vado un po' velocemente. 1936, sempre questi anni dopo, nei raggi cosmici viene scoperto il muone, o mesone mu. Che cos'è il muone? Vedete che è molto molto simile all'elettrone, ha tutte le caratteristiche comuni all'elettrone, meno uno, la carica elettrica, un mezzo, lo spin. L'unica cosa che lo differenzia è la massa. Il muone ha una massa 200 volte maggiore dell'elettrone. Domanda: perché? Seconda domanda: a cosa serve il muone? Beh, questa risposta non ce l'abbiamo ancora oggi. Non sappiamo perché il muone è proprio 200, ma il muone è sostanzialmente un elettrone un po' grassottello, è un elettrone pesante. Ma vedete, non sappiamo a cosa serve, perché gli elettroni servono a dare stabilità all'atomo, servono a stabilire legami chimici con gli altri atomi. Ma noi non troviamo in natura un atomo dove c'è un nucleo e ci sono i muoni che girano intorno. Quindi diciamocelo pure, è inutile, è inutile. C'è una famosa frase che viene raccontata come aneddoto di un fisico americano che al termine di un convegno, quando venne presentata questa scoperta, dice: ma è questo chi è che l'ha ordinato? Non sappiamo perché è così. Le particelle si scoprono in questo periodo nei raggi cosmici, invece a livello teorico si fanno 2 grandi altre scoperte, sempre in quegli anni, siamo negli anni 30, anni dopo. Allora, la prima cosa che si scopre è che a livello nucleare esistono altre 2 tipi di interazione. Non è vero che in natura esistono solo 2 interazioni, quella gravitazionale e quella elettromagnetica. Tutti i fenomeni, che avvengono a livello nucleare rispondono ad altre 2 interazioni, che sono l'interazione debole e l'interazione forte. Perché parliamo di forze nucleari? Guardatelo qui sotto. Si tratta di forze dal range limitato. Range vuol dire intervallo d'azione. Avete visto prima l'elettromagnetica e la gravitazionale? Si fanno sentire anche a distanza infinita. Queste 2 forze si fanno sentire soltanto fino a una distanza piccolissima, e cioè la debole, l'interazione debole, fino a 10 alla meno 18 metri e la forte a 10 alla meno 15 metri. 10 alla meno 15 metri sono su per giù le dimensioni di un nucleo atomico. 10 alla meno 18 è 1000 volte più piccola. Ci siamo? Allora, sono forze che fanno sentire la loro presenza soltanto all'interno del nucleo atomico. Per questo si dice che sono forze nucleari. E perché sono 2? Sono 2 perché i fenomeni di cui sono responsabili sono diversi per l'energetica del fenomeno stesso, e cioè l'interazione forte mette in campo una quantità di energia enormemente maggiore dell'interazione debole. Per i tempi, l'interazione forte, quando c'è un'interazione forte, è una reazione che si sviluppa in 10 alla meno 20, 10 alla meno 22 secondi, cioè in tempi brevissimi. L'interazione debole invece può durare 10 alla meno 6, 10 alla meno 8 secondi, ma siccome l'interazione debole è responsabile di tutti i decadimenti radioattivi, voi sapete che ci sono sostanze radioattive che hanno vita media di milioni di anni, quindi tempi lunghi. Più in generale, l'interazione debole modifica la natura delle particelle. L'interazione forte è la responsabile della stabilità della materia. Perché? Perché dentro il nucleo atomico ci stanno neutroni e protoni. Protoni hanno carica positiva, si respingono fra loro, con forze elettromagnetiche molto intense. Bene, l'interazione forte è una forza che si oppone
capite, alla forza repulsiva elettromagnetica e riesce a tenere unito il nucleo, evidentemente perché è più forte dell'interazione elettromagnetica. Ci siamo, quindi l'interazione forte dà stabilità alla materia, l'interazione debole cambia la natura della materia. Un esempio, il decadimento beta. Guardate là sopra, vi ho fatto questo esempio per capirci come si comportano i decadimenti. Questo è cobalto, si dice cobalto 60 per indicare che ha 27 protoni e 33 neutroni. La somma 27 più 33 fa 60, è il numero di massa. Bene, il cobalto 60 ogni tanto emette spontaneamente un elettrone. Dice, chi è che sputa fuori l'elettrone? Beh, uno ragiona, dentro il nucleo ci stanno neutroni e protoni, volete che sia un protone di carica positiva che sputa un elettrone negativo? No, è più facile pensare che sia un neutrone che sputa un elettrone. E quando fa così cosa diventa? Diventa un protone, cioè resta con una carica positiva che gli è venuta a mancare, si carica positivamente e diventa un protone. E allora alla fine noi troviamo un elemento che ha lo Z, il numero atomico, il numero dei protoni, non più 27 ma 28. Avrà un neutrone in meno e un protone in più. Vedete che siamo passati dal cobalto al nickel, cioè il sogno degli alchimisti medievali di trasformare il metallo in oro, in realtà non c'era bisogno di utilizzare i loro artifici perché ci pensa la natura, ci pensa l'interazione debole a modificare la natura delle sostanze. Bene, vi dico un'altra cosa, perché si differenziano queste due forze, sono stranissime. L'interazione debole, diciamo, diminuisce di intensità all'aumentare della distanza, un po' come l'interazione elettrostatica. Poi arrivata a 10 alla meno 18 crolla a zero. L'interazione forte aumenta di intensità quanto più aumenta la distanza, poi arrivate a 10 alla meno 15 crolla a 0. Ecco perché sono proprio diverse come natura, perché in genere quando uno arriva qui a leggere queste cose sui libri di fisica dice ma c'era proprio bisogno di due forze nucleari, sono confinate lì dentro ma sarà una forza sola, no, sono proprio due e profondamente diverse. Quindi abituiamoci all'idea che tutto ciò che vediamo intorno a noi, nell'universo, sul nostro pianeta, tutto quello che succede, tutto, è dovuto a quattro forze fondamentali di natura e non altro. Gravitazionale, elettromagnetica, forte e debole. Ecco, abbiamo toccato con mano quelle che sono le interazioni elementari, i mattoncini sul piano delle forze li abbiamo, se non altro, individuati. Studiando il decadimento debole, il decadimento beta, sempre negli anni 30, nei favolosi anni 30, c'è chi si rende conto che non tornano i conti per quanto riguarda l'energia e la quantità di moto. Sembra che alla fine del decadimento ci sia meno energia, meno quantità di moto di quanta ce n'è all'inizio. Ora voi sapete, vero, che queste due leggi di conservazione sono capisaldi della dinamica e qui i casi sono due: o dobbiamo accettare che a livello atomico non valgono più le leggi di conservazione, ma saremmo pazzi, perché sono leggi molto belle, perché sono leggi che ci consentono di prevedere certi fenomeni, oppure dice Pauli, un chimico fisico, oppure sapete cos'è successo? È successo che nel decadimento, oltre all'elettrone, viene sputata qualche altra particella che noi non vediamo ed è probabilmente quella particella lì che si porta via il resto di energia e di quantità di moto. E nasce così l'idea che possa esistere una particella che si chiama neutrino che deve avere delle caratteristiche molto particolari. Non li si vede questi neutrini nei nostri esperimenti, nei nostri rivelatori, nelle camere media, nelle camere scintilla, vuol dire che probabilmente non hanno carica elettrica, quindi sono elettricamente neutri, ma non solo, devono avere una piccola massa, ma non solo, devono avere una scarsissima propensione a interagire con la materia, perché per quanti sforzi si faccia di rivelare l'esistenza di un neutrino, non ci si riesce, e non ci si riesce per 25 anni.
Cioè il neutrino è una particella fantasma, sfuggente. Per riuscire a vedere una particella in un acceleratore c'è bisogno che questa particella vada a scontrarsi con un atomo, con un nucleo atomico, con quello che è, lo rompe. Allora io vedo per esempio un protone o una particella alfa che se ne va di qua e capisco che c'è un nucleo atomico che si è spezzato per effetto di un urto. Allora posso studiare l'urto, posso capire quali sono le caratteristiche della particella che ha fatto l'incidente. Ma se l'urto non avviene, il neutrino mi passa e io non lo vedo, non lo potrò mai vedere. In effetti il neutrino ha questa caratteristica, cioè in questo momento, ecco, tra questi due schioppi di dita vi sono passati attraverso circa 10.000 miliardi di neutrini. Vi sono passati attraverso, non hanno lasciato traccia di sé, per nostra fortuna. Ma questi neutrini non solo vi hanno attraversato, ma la stragrande maggioranza di questi ha attraversato l'intero pianeta e è uscito dalla Nuova Zelanda e ha continuato la sua strada, senza incontrare sul cammino nessun atomo, nessuna molecola con cui interagire. I neutrini hanno una scarsissima propensione a interagire con la materia, al punto tale che è difficilissimo rivelarli, che abbiamo scarsissime indicazioni di quale sia il valore della loro massa. Li conosciamo poco perché non fanno urti. Credo. Il neutrino viene rivelato effettivamente la prima volta nel 1956, quindi 24 anni dopo che è stato previsto teoricamente. Perché ci sono due ricercatori che hanno il coraggio di prendere un rivelatore di neutrini, che è né più né meno che un contenitore d'acqua, né più né meno. I neutrini vanno lì dentro, vanno a sbattere con le molecole dell'acqua, vanno a colpire un neutrone, un protone, fanno venire una reazione, poi ci sono dei rivelatori perché viene prodotta della luce in questi urti, i rivelatori vedono la luce e capisce che è intervenuto un incidente. Ma questi due hanno il coraggio di prendere il loro rivelatore e portarlo a 14 metri dal reattore nucleare di Savannah River. Cioè, avete capito? Sono andati vicino a una centrale nucleare, sapendo che dentro una centrale nucleare ci sono un sacco di decadimenti beta, doveva esserci un flusso potentissimo di neutrini, andiamo a metterci il rivelatore vicino e vedere cosa succede. E ci vuole anche un bel coraggio. E anche così non riescono a rivelarlo facilmente, riescono a capire che i neutrini escono dal reattore soltanto perché vedono una leggerissima differenza tra i loro conteggi quando il reattore è acceso e quando il reattore è spento. Ecco, questo per dirvi la difficoltà di studiare i neutrini. Bene, il neutrino è la terza delle nostre particelle elementari. Lo mettiamo sopra l'elettrone per un motivo ben preciso. Perché vedete, pochi anni dopo, nel 1962, si fa un altro esperimento e si scopre che di neutrini in realtà in natura non ce n'è uno, ma ce ne sono due. E sono neutrini che se nascono con gli elettroni, per esempio nel decadimento beta, quel neutrino che usciva fuori insieme a un elettrone, era un neutrino, si dice, elettronico. Quei neutrini elettronici, se fanno un urto, potete star certi che come prodotto dell'urto ci sarà un altro elettrone. I neutrini muonici, se sono nati da un urto, da un decadimento in volo, insieme a un muone, state tranquilli che se fanno un urto vi producono dei muoni. Cioè, sono parenti stretti. E questa cosa ci piace moltissimo, perché si incomincia a intravedere un ordine in questa tabellina. C'è l'elettrone e c'è il suo neutrino, c'è il muone e c'è il suo neutrino. La differenza tra questi due neutrini, al solito la massa, quelli che stanno qui sulla destra sono molto più massicci di quelli che stanno nella prima colonna. Perché esistono i neutrini? Oh, non lo so, esistono, punto e basta. Negli anni 50 si smette di scoprire particelle soltanto nei raggi cosmici, ma si cominciano a costruire acceleratori e lì salta fuori un caravanserraglio di particelle nuove che a un certo punto non abbiamo più lettere dell'alfabeto greco per chiamarle.
E queste particelle hanno caratteristiche di massa, di energia, di spin così diverse, è un casino infernale, non si riesce a mettere ordine. Avevamo appena incominciato a incasellare elettroni e neutrini e questi qui non sappiamo dare ordine. Bene, 1964, questo è un altro degli anni mirabili della storia della fisica. Un anno miracoloso, nel 1964 non lo so cos'è successo, ma tutti i fisici hanno avuto delle idee brillantissime. L'americano Gell-Mann nel 1964 riesce a mettere ordine fra tutte quelle particelle. Guardate, tutte, voglio dire, si conoscevano 60-70 particelle di quel tipo lì e non si capiva perché fossero simili alcune diverse altre. Gell-Mann riesce a spiegare la struttura di quelle particelle facendo un'ipotesi assolutamente rivoluzionaria. E cioè dice, per conto mio, esistono tre particelle realmente elementari, realmente mattoncini utili. Li chiamo quark. Il loro nome è questo, UDS, Up, Down, Strange, vabbè, nomi strani, nomi di fantasia. E la caratteristica fondamentale del quark è questa, hanno una carica elettrica che è una frazione della carica dell'elettrone. Capite, quell'idea che avevamo delle zollette di carica va in frantumi. In realtà la carica elementare può essere scissa, ci possono essere due terzi oppure un terzo della carica elementare. I tre quark che Gell-Mann ipotizza hanno uno una carica positiva pari a due terzi e gli altri due hanno una carica negativa di meno un terzo. E perché fa questa ipotesi? Perché utilizzando queste tre particelle, le loro antiparticelle, perché ogni particella ha la sua antiparticella, e i vari numeri quantici, e combinandoli insieme, riesce a spiegare la struttura di tutte quelle particelle che erano state scoperte in precedenza. Cioè, un miracolo, con tre particelle riesco a spiegare le altre 40, 50, 60 che non sapevo cosa fossero, combinandole opportunamente. Per esempio, il protone. Il protone si dice che è fatto da due quark U e un quark D. Il neutrone da due quark D e un quark U. Fate un po' i conti con la carica, vedete che i conti tornano. Un quark U ha la carica 2 terzi, più 2 terzi, meno un terzo, vedete alla fine il protone carica proprio più 1, una carica elementare, quella dell'elettrone. Così come il neutrone. Quark U 2 terzi positiva, questo meno un terzo, vedete che fa 0. Cioè a livello, dico macroscopico, ma dico una bestemmia perché macroscopico sono i protoni, i neutroni che sono particelle piccolissime, ma a livello complessivo, diciamo, i conti tornano, le cariche sono ancora quelle elementari, quelle che noi misuriamo, ma sotto sotto, dentro, nella composizione dei protoni e dei neutroni, ci stanno particelle che hanno questa carica frazionaria. Sì, dice, ma all'inizio, mica tutti gli credono, dice, bella la tua costruzione, elegante, bella, bella, bella. Con pochi elementi di base tu riesci a spiegarmi un po' tutta una realtà complicata. Ma sarà soltanto un giochino o rappresenta la realtà? Che rappresenti la realtà? Lo dimostra subito Gell-Mann perché dice, guardate, finora non abbiamo mai visto una particella che sia costituita da tre quark S, vi ricordate il quark U di S? Ecco, una particella costituita da tre quark S non l'abbiamo mai vista. Io dico che può esistere, anzi vi dico di più, se esiste ha questa massa, questo spin, e se decade, decade in questa maniera qui. Beh, nel giro di poco tempo, sempre nel 64, viene scoperta proprio una particella che ha quelle precise caratteristiche di massa, di spin, di carica elettrica, con i giusti numeri quantici previsti e i giusti modi di decadimento. Questa è la dimostrazione che l'idea di Gell-Mann non è un giochino,
rappresenta la realtà. E previsioni di questo tipo ne sono state fatte tante altre in seguito e hanno tutto funzionato. Noi oggi conosciamo non 40 o 50, ma probabilmente 200, 300 particelle di quello zoo incredibile, no, che riempie l'universo. E tutti possono essere benissimo spiegati dalla struttura quark. Beh, non vi spiego. Ok. Volete che spenda ancora due parole su questa parte della fisica che si chiama cromodinamica quantistica o volete che sappia più rapido? Vi interessa che porti come sono? Va bene, allora sappiate, c'è una legge in chimica e in fisica che si chiama principio di esclusione di Pauli, l'avrete studiato a scuola, che è quello che dice che nello stesso posto non possono esserci due particelle elementari assolutamente identiche, si devono in qualche modo differenziale. Lo spin per gli elettroni è stato introdotto proprio per spiegare perché sull'orbitale più interno degli atomi ci stanno due elettroni. Non possono starci due elettroni perché sono identici. Il principio di Pauli lo impedisce. Momento, non sono identici, hanno la stessa carica, stessa massa, eccetera, eccetera, ma uno ha lo spin diretto così e quell'altro lo spin diretto così. Ecco perché sono identici, cioè si differenziano per un numero quantico, il numero quantico di spin. Allora, nella particella che avete visto prima, SSS, addirittura ci sono tre particelle identiche dentro la stessa omega meno. E questo contrasta con il principio di Pauli. È lì che Gell-Mann introduce un nuovo numero quantico e lo chiama colore. Adesso vi spiego perché l'ha chiamato colore. Quelle tre particelle S hanno ciascuno un numero quantico diverso, un colore diverso. Gell-Mann dice i colori li chiamiamo rosso, verde e blu. Perché ha scelto questa parola? Allora, ragioniamo così. Cosa rappresenta quel numero quantico? Dice Gell-Mann, soltanto le particelle che hanno un colore, che hanno un numero quantico di colore, partecipano alle interazioni forti. Cioè il colore è l'analogo della carica elettrica per l'elettromagnetismo, è l'analogo per le cariche, insomma il colore è la carica forte, è la carica delle interazioni forti. Ci siamo? Così come esistono le cariche gravitazionali e le cariche elettriche, esistono le cariche di colore, che sono le cariche forti. Ora, abbiamo detto prima che le interazioni forti hanno un raggio d'azione limitatissimo, 10 alla meno 15. 10 alla meno 15, abbiamo detto, sono le dimensioni di un nucleo atomico. Al di fuori l'interazione forte non si fa sentire. Cosa vuol dire? Vuol dire che i quark sono colorati, hanno carica forte, fra di loro interagiscono fortemente perché sono più vicini del diametro del nucleo, ma all'esterno non si fa sentire la loro carica forte, non si fa sentire l'interazione forte. In pratica quelle tre cariche devono essere pensate in modo tale che sommate fra di loro danno zero. Adesso inventatevi tre numeri che sommati fra loro danno zero, è dura insomma. Ecco perché è stato inventato il termine colore, per questo motivo. Voi sapete nella teoria della pittura ci sono dei colori che sono fondamentali, lo sapete giocando con Photoshop, se volete creare un colore qualunque è sufficiente che voi combiniate tre colori fondamentali che sono il rosso, il verde e il blu, qualcuno dice il rosso, il ciano, il magenta, queste cose qui, ma insomma rosso, verde e blu, li combinate come volete con diverse proporzioni, ottenete tutti i colori che volete. In particolare, usandoli al 100%, ottenete il bianco. Questo proiettore ha al suo interno tre livelli di proiezione, per la luce rossa, per la luce blu e per la luce verde. E quel bianco che vedete qui è soltanto la somma di tutte e tre al 100%. Ecco allora perché sono state chiamate colore le cariche forti. Perché sommando il rosso, il verde e il blu diventa bianco, cioè senza colore.
Il colore non può mai trasparire all'esterno di un nucleo, resta al suo interno, tutti i quark all'interno hanno un colore, ma all'esterno il nucleo deve apparire bianco, capite? Oppure, vedete, Gell-Mann pensa che tutte le particelle sono costituite da tre quark, uno rosso, uno verde, uno blu. Oppure i mesoni, che sono particelle più leggere, sono costituite soltanto da due quark. Ma se voi ci mettete dentro due colori, all'esterno noi lo vediamo, che non è il colore neutro. Il fatto è che i mesoni sono fatti da un quark e da un antiquark, e l'antiquark ha l'anticolore. Quindi se il quark ha colore rosso, l'antiquark ha colore antirosso, si annullano e di nuovo abbiamo un colore neutro, diciamo il nero, è la stessa cosa, assenza di colore. Ci siamo? Allora, sembra un giochino, sì o no? Sembra l'ego, no, dei bambini, le attacco insieme, però è un giochino che funziona stupendamente. Delle centinaia di particelle che noi abbiamo creato nei laboratori di fisica delle alte energie, non ce n'è una che sgarra da questo modo di interpretazione. Per esempio, noi non abbiamo mai scoperto una particella che è fatta da quattro quark. Perché? Perché con quattro quark al massimo tre possono annullarsi con il colore, ma il quarto lascerebbe trasparire il suo colore all'esterno. Questo è impossibile. Ci siamo? A dire la verità, abbiamo scoperto il tetraquark proprio qualche anno fa e il pentaquark addirittura pochi mesi fa. Ma sapete cosa sono? Sono due mesoni attaccati insieme. Cioè sono fatti da due quark e due antiquark. E allora i conti tornano. Di nuovo all'esterno non traspare il colore, perché il quark e gli antiquark si annullano vicendevolmente. Ecco, ma per dirvi, una particella fatta da quattro quark non è mai stata vista. Cioè il giochino di Gell-Mann, estremamente bello, semplice, elegante, come piace alla natura, funziona anche veramente, è una bella descrizione. E qui vale il solito discorso, come fanno i quark all'interno del nucleo a stare legati insieme? Perché continuano a scambiarsi i bosoni forti. Così come gli elettroni si scambiavano i bosoni elettromagnetici, che si chiamano fotoni, particelle di luce, l'analogo dei fotoni per l'interazione forte si chiamano gluoni. Gluoni, sapete, colla in inglese, no? Per dire che sono gli agenti che tengono unito il nucleo atomico. I gluoni si scambiano. Allora voi potete immaginare che cos'è un protone nel suo interno, dove ci sono queste tre particelle che continuano a spararsi contro incessantemente questi gluoni, perché non stanno mai ferme le particelle, interagiscono e quindi si sparano contro i gluoni. Ma la cosa curiosa è che i gluoni sono anche colorati, quindi si scambiano anche il colore. C'è un'intensità di azione energetica all'interno di un protone, all'interno di un nucleo, che non ce lo immaginiamo. Se io vi chiedessi quant'è la massa di un quark e voi mi dite, siccome di quark ce ne stanno tre in un protone, prendo la massa del protone e la divido per tre, ecco, è sbagliato. La massa di un quark è molto minore, il grosso della massa del protone è tutta l'energia che ci sta dentro, che questi quark si scambiano. Quello è il grosso, quello che stabilisce la massa del protone. È un'attività incessante. Bene, un'ultima cosa. Guardate quant'è rivoluzionaria agli occhi. Se ci fosse qui un fisico dell'Ottocento a sentire queste cose, si straccerebbe le vesti, no? Quando Gell-Mann fa l'ipotesi dei quark, ha ben preciso in testa il fatto che noi quark non li vedremo mai. Perché non li vedremo mai? E perché se vedessimo un quark nudo ne vedremmo il colore, cioè trasparirebbe l'interazione nucleare a grande distanza, e questo è impossibile. Quindi si fa un'ipotesi su un oggetto che immediatamente si dice: attenzione, non sarà mai osservabile separatamente.
E uno dice, ma questa qui è fisica, cioè la base della fisica, della scienza, è faccio un'ipotesi ma poi faccio una verifica sperimentale. I fisici moderni ci abituano a questa idea che la verifica sperimentale non è tocco con mano quello che hai ipotizzato, no? Devi arrivare al secondo gradino, tocco con mano il risultato del decadimento di quello che ho ipotizzato. Cioè io ipotizzo i quark, tu non li vedrai mai, però se è vero che ci sono i quark, genereranno questa particella che decadrà in quest'altra. Ecco, vai a vedere se decade proprio esattamente in quelle due particelle. E se è vero vuol dire che l'ipotesi di partenza è valida. È un po' un cambio mica da ridere sul piano filosofico all'interno dei paradigmi della fisica, capite? Per questo vi dicevo, un fisico dell'Ottocento resterebbe scandalizzato. Eppure funziona e dobbiamo abituarci a ragionare così. Bene, siamo arrivati al 1964, la faccio breve. Secondo voi può andare bene una costruzione così? Ma assolutamente no, ma vedete che è asimmetrica. Perché ci sono due quark sulla sinistra e solo uno sulla destra? Perché ci sono due quark con carica negativa, meno un terzo e solo uno con carica positiva? Ma no, ce ne deve essere un quark. Quindi si fa l'ipotesi nel 1970 che ci sia un quarto quark. Si fa una previsione. Se esiste un quarto quark che indico con la lettera C, io mi aspetto che esista anche il mesone C anti C, e dopo 4 anni in effetti si riesce a mettere in evidenza l'esistenza di quel mesone. Perché abbiamo dimostrato che i quark non sono 3 ma sono 4. E a questo punto sì che ci piace la tabella, simmetria perfetta. Sopra ci stanno i quark che partecipano alle interazioni forti, sotto ci stanno quelli che si chiamano i leptoni che partecipano alle interazioni deboli elettromagnetiche. Vedete che perfetta simmetria, queste cose piacciono tantissimo ai fisici. Peccato che non hanno il tempo di godere di questo risultato, perché immediatamente dopo, nel 1975, viene scoperto un terzo leptone, la particella tau. E questa che cos'è? È identica all'elettrone, stessi i numeri, soltanto una massa enormemente maggiore che quella del muone. Cioè c'è l'elettrone pesante e l'elettrone pesantissimo. E signori, se c'è un terzo leptone, cosa vi aspettate? Ma è ovvio che ci sia anche un terzo neutrino pesantissimo, e per questo ci abbiamo impiegato 20 anni per scoprirlo. È stato scoperto effettivamente soltanto nel 2000, 15 anni fa. E se ci sono 3 generazioni di leptoni, volete dire che di quark ci stanno solo 2 generazioni? Ma certo che no. E infatti si scopre che esiste anche il bottom e alla fine il top. Il top è l'ultimo che viene scoperto, 1995, perché è l'ultimo. Guardate la massa, è una cosa spaventosa. Il top ha una massa di 172 GeV, se lo confrontate con gli altri è enorme. Per capirci, un protone ha una massa di circa un GeV, poco meno di un GeV. Questo qui 172 GeV, capite? Ha una massa 172 volte quella di un protone. Per questo è difficile rivelarlo, perché siamo alle soglie. Vi ricordate cosa vi dicevo prima? Negli acceleratori noi mettiamo a disposizione l'energia, da quell'energia salta fuori le particelle, si trasforma in materia. Certo che se la materia è pesante come questa, ce ne vuole tanta energia. Per cui siamo arrivati soltanto nel 1995 a metterne in campo a sufficienza per creare anche il top. E a questo punto il gioco è fatto? Beh, quasi. L'ordine è molto bello. Là sopra i 6 quark che agiscono, interagiscono fra loro con tutte e 3 le interazioni, forti, deboli ed elettromagnetiche. Qui sotto i leptoni, che sono le particelle che non partecipano alle interazioni forti, quindi soltanto deboli e elettromagnetiche. E i neutrini, soltanto deboli, perché non avendo carica elettrica, detto carica zero, non possono partecipare alle interazioni elettromagnetiche. Ora, il quadro è bello, è elegante, è semplice. Lasciatemi dire una cosa, a questo punto, io tutte le volte che
che la guardo, è stata bella, io resto sorpreso, ogni volta sorpreso, e lo voglio raccontare. Vi dicevo prima, a cosa serve il muore, a cosa serve il tavolo? E se volete tutte le altre particelle. Ecco, noi lo sappiamo cosa serve. In natura, qualunque sistema fisico cerca sempre di mettersi in una situazione di equilibrio, e la situazione di equilibrio è quella dove si ha il minimo dell'energia. Una pallina da tennis, la mettete in cima a una collina, è facile che scivoli verso il basso. Non vedrete mai una pallina da tennis partire spontaneamente dal basso e salire in cima alla collina. Ogni sistema fisico va spontaneamente a cercare l'equilibrio dove l'energia è più bassa, in questo caso l'energia gravitazionale. Le particelle che sono molto massicce vuol dire che stanno a livelli energetici molto elevati e cercano spontaneamente di scendere a livelli più bassi. I decadimenti spontanei della materia sono né più né meno che questa, è la materia che si trova in uno stato metastabile e cerca una maggiore stabilità del suo essere, cerca un equilibrio più sicuro, più sano, cerca di scendere. Allora, voi vedete che tutte le particelle della seconda e della terza generazione sono molto più massicce di quelle della prima. Come nascono? In 10 alla meno 18, 10 alla meno 20 secondi, quindi una frazione brevissima, questi qui cadono subito nelle particelle della prima generazione. Come nascono, muoiono. Allora la domanda è: ma cosa diavolo serve? In effetti, se voi vi guardate intorno, tutta la materia dell'universo è costituita dalla prima generazione. La materia non è fatta di atomi. Gli atomi non sono nuclei ed elettroni. Eccoli qui gli elettroni, eccoli qui i nuclei, U e D, che fanno protoni e neutroni. E tutto il resto non serve a niente. Non serve a niente, apparentemente non serve a niente. Allora c'è qualcuno che dice: ma allora siamo cretini a stare a spendere 8 miliardi di euro a Ginevra per scoprire cose che non serve a nulla? No, è cretina questa affermazione, perché quegli 8 miliardi che spendiamo a Ginevra sono i soldi meglio spesi dal punto di vista dell'umanità, meglio spesi per le ricadute che hanno sulla vita di tutti i giorni. Voglio dire, se voi pensate soltanto come ci ha cambiato la vita in meglio, l'informatica, l'elettronica e internet, che è diventato un fattore produttivo fondamentale ai giorni nostri, l'informatica e l'elettronica sono nate con le missioni spaziali e internet è nato a Ginevra, insomma, per capirci. Quindi non li buttiamo via i soldi di Ginevra. Però c'è un'altra considerazione da fare. Queste particelle qui, per essere generate, necessitano ambienti a temperature dell'ordine di miliardi di gradi. Queste temperature si sono prodotte soltanto una volta nella storia dell'universo, una frazione di secondo dopo il Big Bang. Per esempio, un decimiliardesimo di secondo dopo il Big Bang c'erano queste temperature che consentivano a queste particelle di nascere e di essere presenti nell'universo. Dopodiché sono spariti per sempre e non c'è più nessun posto nell'universo attuale in cui possono essere generate. Nessun posto se non il CERN di Ginevra o il Fermi negli Stati Uniti. Cioè, capite cosa vi sto dicendo? Che noi stiamo riproducendo la materia che c'era al Big Bang. Per chi ci crede, costruire queste particelle ci ha pensato un buon Dio, per chi ci crede, una volta, e noi adesso lo stiamo imitando. Guardate che è grandiosa questa cosa qui. È grandiosa e mette anche un po' di paura. Però è così, è così. Non c'è nessun posto nell'universo in cui si abbia temperature così elevate da creare queste particelle. Nemmeno nelle esplosioni supernova. Nessuno. Le temperature più alte le raggiungiamo lì. Negli acceleratori di particelle. Bene. Vi ho riassunto qui le quattro cariche fondamentali che esistono nell'universo, con le loro caratteristiche, similitudini e differenze. Vedete, gravitazionale, il range è quello.
vi pregherei di soffermare l'attenzione su questi numeri qui, che rappresentano i rapporti di forza che ci sono tra le quattro interazioni. L'interazione più intensa di tutti è l'interazione forte. Se noi chiamiamo 1 l'interazione forte, attribuiamo il valore 1, per seconda viene l'interazione elettromagnetica, che è 100 volte più debole. Per terza viene l'interazione debole, che è 100.000 volte più debole dell'elettromagnetica. E poi viene la gravitazionale, che è così debole, così debole, così debole, che non la si può nemmeno vedere, insomma. Tant'è vero che non avete mai sentito parlare di interazione gravitazionale a livello atomico, cioè a livello atomico nucleare contano le altre interazioni, la gravità è 10 alla meno 42 volte meno intensa, figuratevi, la trascuriamo del tutto. I fisici delle particelle stanno oggi cercando di capire se le similitudini tra queste interazioni sono così forti da poter scrivere un'unica equazione che le descriva tutte e tre. Dico tutte e tre perché il programma più su lungo termine è scrivere un'unica equazione che le descriva tutte e quattro. È la cosiddetta teoria del tutto. Ma da questa teoria del tutto siamo ancora lontanissimi. Non abbiamo ancora le idee di partenza da cui cominciare a tentare l'unificazione. Per le altre tre è più facile. E vi dirò che per le prime due ci siamo già riusciti, circa 50 anni fa, abbiamo già costruito quello che si chiama la teoria elettrodebole, una descrizione unificata delle interazioni elettromagnetiche deboli, e si sta lavorando a quella che si chiama la GUT, grande unificazione, teoria di grande unificazione, per unificare tutte e tre queste interazioni. Lungo il percorso è difficilissimo. Però a questo si lavora. Come si procede con l'unificazione delle forze? E qui vedete, mi avvicino al bosone di Higgs. L'ho preso un po' alla larga, però d'altra parte, se non vi raccontavo le premesse, poi non si riusciva a capire qual era l'importanza. 50 anni fa ci si rende conto che dentro le equazioni che descrivono l'elettromagnetismo ci sta una proprietà matematica che si chiama invarianza di Gauss. Adesso non chiedetevi che cos'è, è una proprietà matematica. E ci si rende conto che questa proprietà matematica è presente anche nella relatività generale. Beh, allora sono già due teorie fondamentali, capite? La relatività generale è quella che spiega l'interazione gravitazionale. L'elettrodinamica quantistica è quella che descrive l'interazione elettromagnetica. E lì c'è dentro in entrambe questa proprietà, allora si comincia a dire, sempre per il discorso di simmetria, ma non sarà presente questa stessa proprietà anche nell'interazione debole, anche nell'interazione forte? E non sarà questa proprietà la proprietà cardine di tutte le interazioni di natura, quella su cui si può costruire l'unificazione? Perché piace quella proprietà? Perché applicandola all'interazione elettromagnetica scaturisce fuori in modo molto naturale l'esistenza dell'interazione elettromagnetica e del bosone di massa nulla che la trasmette, del fotone. Cioè, quella proprietà consente di scrivere le equazioni che descrivono nel modo più semplice ed elegante quello che succede a livello elettromagnetico. E così per la relatività generale. Oltretutto si porta dietro la proprietà che si conservano delle grandezze fisiche, ma adesso senza entrare nel dettaglio, diciamo che quella proprietà è molto molto elegante. E allora si dice, perché non proviamo ad applicarla anche alle altre? E in effetti è così, questo è il tentativo, si cerca di verificare se questo principio sottende anche le altre interazioni, similitudini, poi no, ci vogliono anche le specificità. Le specificità sono gli elementi matematici con cui si descrivono l'elettromagnetismo, l'interazione debole e l'interazione forte. Questi elementi matematici, senza chiederci esattamente cosa sono, ma solo per dirvelo, sono gli elementi di questi spazi, va bene, i numeri, le matrici, gli elementi della SU3, sono elementi matematici diversi.
che rappresentano le specificità delle diverse interazioni. La conseguenza di queste differenze matematiche è che mentre per l'elettromagnetismo è sufficiente un bosone per trasmettere l'interazione, per la debole, l'interazione debole, di bosoni ne occorrono tre diversi, uno di carica più, uno di carica meno, una di carica zero, che si chiamano W più, W meno e Z0. E addirittura per l'interazione forte occorrono otto diversi bosoni, come mai così tanti, che sono i gluoni. Come mai così tanti? Vi ricordate che vi ho detto che i gluoni sono colorati e trasmettono il colore? Allora ci vuole il gluone specializzato a portare via il rosso e dare il verde, quello che porta via il verde dal blu, quello che dal blu passa al rosso. Ne occorrono tanti, sono otto. Quindi, vedete, descrizione unitaria di tutte le interazioni, ma specificità, ad esempio, del numero dei bosoni che trasmettono queste interazioni. Ed è così che nel 1964 e negli anni successivi si riesce a proporre una teoria unificata elettrodebole, cioè è una teoria di unificazione che lega l'elettromagnetismo all'interazione debole. Allora adesso la tabella l'abbiamo davvero completata. Accanto alle 12 particelle di materia, vedete che abbiamo messo anche i 12 bosoni di Gauge, li chiamano così, quelli che trasmettono le interazioni. Un fotone, 8 gluoni, la Z0 e la W più e la W meno. Ecco, questa è veramente la nostra tabella completa. Se non che c'è un problema dal punto di vista teorico, cercare di unificare le forze con l'invarianza di Gauge si porta dietro come conseguenza la previsione che le particelle debbano avere massa nulla. In particolare i bosoni deboli, devono avere massa nulla. Invece, però, sulla base di altre considerazioni, che adesso vi farò anche vedere, no, i fisici dicono, soprattutto i bosoni deboli devono avere una massa e anche una massa piuttosto grossa, piuttosto importante. Allora c'è questa incongruenza che non si riesce a sanare. Perché devono essere i bosoni di massa così elevata? Allora chiedono le costanti di accoppiamento. Allora, questo è un aspetto magari un po' tecnico, vi chiedo un po' di sacrificio, ma insomma la cosa è questa. Vi ricordate quando prima vi ho detto i rapporti di forze tra le diverse interazioni? 1, 10 alla meno 2. Ecco, questo è ciò che vale nelle nostre condizioni attuali dell'universo, nelle nostre condizioni di temperatura. Ma l'intensità delle interazioni naturali dipende dall'ambiente in cui si trovano, dipende dalla temperatura, dipende dall'energia che scambiano. Succede che le interazioni elettromagnetiche sono abbastanza indipendenti dalla temperatura. Qualunque sia la temperatura e l'energia di scambio, l'interazione elettromagnetica ha sempre la stessa forza. Invece l'interazione debole va crescendo di intensità con la temperatura. L'interazione forte, al contrario, va diminuendo di intensità con la temperatura. E allora cosa succede? Quando è che riuscirò a unificare queste forze, a dare una descrizione unitaria? Beh, ci riuscirò quando quelle forze avranno anche la stessa intensità. E cioè, se io vado avanti a temperature crescenti, succederà a un certo punto che quelle due curve in basso, la debole e l'elettromagnetica, si incontrano. E a quel punto le due interazioni che sembrano così diverse saranno la stessa cosa, perché saranno due interazioni della stessa intensità. E quando questo succederà, si fanno i calcoli e si vede che succede a questa temperatura, 1.000.000.000 di gradi. Temperatura che nell'universo attuale non c'è da nessuna parte, ma che ci fu nell'universo primordiale un decimiliardesimo di secondo dopo il Big Bang, quando l'energia di scambio era 100 J.
E qui il punto, dicono i fisici. Vedete, quando l'energia di scambio era centrale, quando la temperatura era molto elevata, l'ambiente era pieno di particelle che avevano un'energia di 100 GeV. Allora anche i bosoni deboli, che sono molto massicci, che hanno quella massa, liberi di prodursi, non più fissi nelle loro buche dentro il campo, dentro il vuoto, ma liberi di viaggiare nell'universo, potevano espandersi anche a distanza infinita come i fotoni dell'interazione elettromagnetica. E a questo punto viene a finire la distinzione tra i bosoni elettromagnetici e i bosoni deboli. Diventano la stessa cosa. Le interazioni hanno la stessa intensità e vengono trasmesse indifferentemente da fotoni oppure bosoni deboli. Capite? E il discorso dice, ma perché la teoria diceva massa zero? Sostanzialmente si dice, perché qui stiamo parlando che l'unificazione avviene a temperature così elevate, a energie così elevate, che l'energia di riposo, la massa delle particelle, diventa trascurabile, quindi che sia 0, che sia 10 MeV, che sia 100 MeV, ma cosa volete che sia, è trascurabile, come se non avessero massa. Ecco perché le equazioni riuscivano a dare una descrizione unificata. Le equazioni ci dicevano l'unificazione è stabilita, la descrizione unificata soltanto al di sopra di certe soglie di energia, laddove l'energia di massa dei bosoni la posso anche trascurare. Bene, tra l'altro, continuando di questo passo, lo capite che a un certo punto arriveranno a unificarsi tutte e tre le curve. Ecco, questo si calcola che succederà quando la temperatura sarà addirittura 10 alla 28 gradi. Questo è successo 10 alla meno 36 secondi dopo il Big Bang. Se qualcuno sa un po' di cosmologia, sa che questo 10 alla meno 36 non è un numero a caso. È il tempo in cui i cosmologi prevedono che sia avvenuta l'inflazione, la fase di superespansione. Ci sono dei legami molto stretti, non ve ne parlo oggi per non andare troppo per le lunghe. Sto andando per le lunghe, vi chiedo scusa, cerco di accelerare. Beh, qui vi ho scritto un riassunto velocemente. Sostanzialmente quello che vi sto dicendo è che l'unificazione si può realizzare al di sopra di una certa soglia di temperatura e di energia. Lì abbiamo una descrizione unificata di tutte le forze. È un po' come dire, nell'universo primordiale, quando c'erano quelle condizioni di temperatura, tutte le forze, tutti i gatti erano bigi, no? Di notte si dice, cioè tutte le forze erano uguali, erano equivalenti l'una all'altra, si scambiavano per gli stessi bosoni, andavano bene tutti, sopra una certa temperatura. Poi l'universo si raffredda e al di sotto di una certa temperatura succede che cambia questa situazione di simmetria. Cioè le forze si differenziano, la debole si separa dall'elettromagnetica e prima ancora la forte si separa dalle altre due. Ed è qui che interviene X con la sua ipotesi formulata non a caso nel 1964, anno di grazia. Dice questo può avvenire grazie a una rottura spontanea di simmetria. Vi voglio usare questo termine perché lo trovate nei libri e poi magari vi chiedete cosa diavolo voglia significare. Il termine di per sé è abbastanza semplice, vi faccio un esempio. Una rottura spontanea di simmetria è quello che succede per esempio nei magneti. Voi sapete, vero, che se avete una calamita, la calamita presenta un campo magnetico perché al suo interno è costituita da tante piccole parti che si chiamano domini di Weiss, i quali interagiscono fra loro e tendono ad allinearsi tutto nel... Avete presente, avete giocato tutti con le calamite, con gli spillini, no? Che si allineano, si attaccano uno dietro l'altro. E così succede nelle calamite. Se voi portate una calamita a una temperatura molto elevata, diciamo 770 gradi, si chiama il punto di Curie, le agitazioni termiche che avvengono all'interno della struttura della calamita fa sì che gli allineamenti si perdano. E allora si realizza una situazione di questo tipo, dove i domini di Weiss vengono orientati casualmente in tutte le direzioni. Questa situazione
è di altissima simmetria, nel senso che prendete la calamita, la girate di 20 gradi, 30 gradi, 40 gradi e vi ritrovate esattamente nella stessa situazione di prima. Prima, se prendevate la calamita, la giravate di 20 gradi, orientavate diversamente il suo campo magnetico. Quindi questa è una situazione di perfetta simmetria. Questa è una situazione di rottura di simmetria ed è una rottura di simmetria che interviene spontaneamente per il solo fatto che cala la temperatura. Se io mi muovo dai 770 gradi, nel punto in cui lascio calare la temperatura, adagio adagio i domini smettono di oscillare così fortemente e tendono di nuovo ad allinearsi e di nuovo mi ritrovo una calamita. E la stessa cosa avviene quando si congela l'acqua. Un bicchiere d'acqua, e un bicchiere d'acqua lo girate sopra come volete, è una situazione di perfetta simmetria. Ma quando gela, e voi sapete che i cristalli di ghiaccio hanno una simmetria esagonale, e un cristallo di ghiaccio che ha un vertice qui sopra, se lo giro di 20 gradi, ha già cambiato la simmetria. È una rottura spontanea di simmetria che si ha soltanto per il fatto che c'è un calo di temperatura. Non è imposta dall'esterno, scaturisce naturalmente dall'interno del sistema. Ecco, X dice, succede anche questo nell'universo. C'è un campo che io chiamo, no, non l'ha chiamato lui, è il campo di X, l'hanno chiamato altri. C'è un campo diffuso in tutto l'universo, che riempie il vuoto, e che ha questa proprietà. Al di sopra di una certa soglia, questo campo vale zero. Al di sotto di una certa soglia, quel campo assume un valore. Quando il campo c'è, nel senso che assume un valore, questo campo è in grado di interagire con le particelle e conferirgli massa. Il modo concreto come interagisce con le particelle è difficile da spiegare intuitivamente. Qualcuno dice, per esempio, le particelle si muovono in quel campo e alcune è come se fossero frenate dagli attriti. Per qualcuno l'attrito è forte, per qualcuno l'attrito è debole, quelle per cui l'attrito è debole hanno piccola massa e l'attrito è forte hanno grande massa. Ma sono modi intuitivi di raccontare le cose. La realtà è più complicata, è diversa e la si spiega soltanto in termini matematici. Ma comunque la cosa fondamentale è questa, c'è una soglia di temperatura, al di sopra c'è perfetta simmetria nel campo di X uguale a zero e tutte le particelle sono senza massa. Al di sotto di quella temperatura il campo di X assume un valore ben preciso. Vi faccio vedere una figura per capirci, vedete? La curva del potenziale com'è e dove si trova l'equilibrio quando siamo al di sopra della soglia, quel puntino rosso sta nel punto più basso dove il valore di X della particella è proprio zero. Ma guardate cosa succede proprio per la forma che ha questo potenziale, che è il potenziale ipotizzato da X, ha una forma tale per cui se abbasso la temperatura assume questa forma qui. E allora la posizione di equilibrio, che è sempre nel punto più basso, non è più al valore di zero, ma è una di queste buche, o questa di sinistra e questa di destra. Il campo H di X vale 0,5, cioè al di sotto della soglia è presente il campo di X che conferisce massa alle particelle. E questa soglia di temperatura qual è? È quella che avete visto prima, è la temperatura di unificazione dell'elettrodebole, dell'unificazione elettrodebole. Cioè in pratica, ecco spiegato perché al di sopra di quella temperatura e di quel valore di energia, tutti i bosoni non hanno massa, i fotoni si confondono con i bosoni deboli e invece basta abbassarsi di quella temperatura e ritroviamo la separazione netta tra le interazioni, perché i bosoni acquisiscono caratteristiche diverse, i fotoni restano di massa zero, i bosoni deboli invece acquisiscono la massa che hanno. E la massa che hanno è pari a quell'energia di 100 GeV circa che avete visto prima. Voglio farvi notare una cosa, vi ricordate quel 10 alla meno 36, il punto in cui si unificano tutte e tre le forze? Se questo ragionamento vale, anche là c'è una rottura spontanea di simmetria.
E guardate cosa succede quando si rompe spontaneamente la simmetria. Il fatto che il campo di X scenda a un valore più basso, cioè trova un equilibrio migliore, significa che libera una quantità enorme di energia. E siamo le solite, a 10 alla meno 36 secondi c'è l'inflazione, e l'inflazione mette una quantità enorme di energia nell'universo, e noi non sappiamo da dove arriva quell'energia. Lo capite perché la fisica delle particelle incrocia la cosmologia e le risposte dell'una possono diventare le risposte dell'altra? Beh, adesso vado proprio di corsa, dai, lasciamo perdere. Come si verifica l'esistenza del campo di X? Attraverso il suo bosone, perché anche il campo di X trasmette la sua interazione con un bosone. Bosone di X, che è una particella massiccia. Non sappiamo quanto massiccia, non sapevamo. Allora si fa così, si va all'acceleratore, si fanno venire delle reazioni. Io mi aspetto un certo numero di reazioni, per ogni valore dell'energia a cui queste reazioni avvengono. Come faccio a costruire questa curva? La costruisco teoricamente sapendo quali sono le particelle del modello standard. In base a quelle 12 particelle che io conosco, io posso fare previsioni su quante particelle si produrranno, su come decadranno, quali valori di energia e così via. E costruisco questa curva. Adesso faccio venire le reazioni nell'acceleratore. Se le reazioni mi danno questo stesso risultato sperimentale, cosa vorrà dire? Vuol dire che il modello standard è bello e perfetto per quello che è, per quello che conosciamo. Invece guardate cosa succede, succede che qui ci sono delle misure che si discostano nettamente dalla curva, e queste misure sono a valore di circa 125-126 J. Ora, noi ci aspettavamo dal punto di vista teorico che se c'è il bosone di X doveva collocarsi tra 122-127 J. Troviamo un bando, come chiamano loro queste coperte, a 125, perché l'abbiamo trovato. Capito? Questo è come è stata fatta la scoperta nel 2012. Però vi dirò, siccome la scoperta è molto molto importante, prima di dare l'annuncio ci hanno pensato lungamente. Voglio anche farvi vedere una cosa. Ecco, per dirvi, guardate, a dicembre del 2011 il grado di certezza, vabbè, che si trattasse del bosone di X era molto basso, c'era una probabilità su 500 che fosse solo un segnale casuale. Dopo 6 mesi, altri conteggi, si arriva al 31 luglio 2012, che vedete la probabilità che sia un caso è probabilmente dell'ordine di 1 su 20 milioni, quindi abbiamo la certezza che si tratta del bosone di X. Qui sotto vi faccio vedere come si rivela il bosone di X in un acceleratore, per esempio appunto all'NHC. Allora, H è il bosone. Il bosone nasce per il fatto che ci sono due fotoni che vengono liberati nella reazione, questo e questo, che si fondono insieme. Sono due fotoni che hanno a disposizione tantissima energia, abbastanza da creare una particella massiccia come il bosone di X. Il bosone in un tempo brevissimo, fate conto 10 alla meno 20, adesso non mi ricordo più, 10 alla meno 22 secondi, decade istantaneamente in due particelle che sono le Z0, i bosoni deboli. Vedete? Uno di qua e uno di qua. E immediatamente anche i bosoni Z0 decadono in due leptoni, un muone e un antimuone, un elettrone e un antielettrone. Ci siamo? Ecco, ma come fanno i ricercatori a capire che succede questo? Cos'è che vedono concretamente? Tenete presente che all'LHC le particelle che non hanno carica elettrica non le vediamo. Non le vediamo. Allora di questa reazione sapete cosa si vede? Non l'H perché è senza carica, non i fotoni di partenza perché sono senza carica elettrica, non le Z0. Le uniche cose che si vedono sono i 4 leptoni che se ne vanno. Da quei 4 leptoni, da quei 4 segnali di leptoni che se ne vanno, uno deve capire cosa c'è stato all'inizio. E se
sono bravi a capirlo, ma vorrà anche dire che il modello su cui si basa è un modello che regge, che funziona, capite? Perché di solito si fanno dei lavori statistici e si danno i risultati soltanto quando si è ultra sicuri. E infatti loro vedono semmai queste cose, un sacco di tracce gialline, e qui dentro non so se riuscite a vedere le quattro tracce verdi che sono i quattro lettoni che se ne vanno via. Dall'analisi dell'energia di quei quattro lettoni si riesce a ricavare cosa c'è stato all'inizio e si riesce a trovare quella che è la massa del bosone. Poi la teoria ci dice il bosone come dovrebbe decadere. Allora ci sono cinque canali principali in cui il bosone di Higgs decade. 1, 2, 3, 4, 5. Questi sono i canali puliti. Sono i canali puliti nel senso che, diciamo, sono meno ricchi di tracce gialle, per capirci, quelli che possono portare fuori strada. Sono i più facili da studiare. Guardate che sfortuna, i canali più puliti sono quelli che si presentano con una frequenza minore, molto bassa. Quindi già produrre un bosone di Higgs è difficile. Per darvi un'idea, c'è un bosone di Higgs ogni, mi sembra, 3 ore di lavoro delle LHC in media, ogni 3 ore. Ogni secondo si sviluppano 10.000 miliardi di reazioni e vanno analizzate tutte per riuscire a trovare quel bosone, la reazione giusta che ha dato il bosone, per dare un'idea del lavoro. Allora, vi dicevo, poi ci sono i canali di decadimento più probabili, che la teoria prevede come più probabili, purtroppo sono quelli più sporchi, pieni di tracce spurie, per cui nei primi mesi immediatamente dopo la scoperta sono state analizzate soltanto questi canali di decadimento. Adesso che sono passati 2 o 3 anni possiamo dire che sono stati analizzati tutti. All'inizio sembrava che ci fossero anche delle anomalie rispetto alla teoria, poi sono state tutte eliminate quando è cresciuta la statistica, cioè quando sono state fatte tante misure si è visto che quelle anomalie erano solo apparenti, erano errori statistici per così dire. Verificare questi numeri e vedere che sono esattamente quei numeri lì significa comprovare ancora di più che la particella iniziale è il bosone di Higgs, perché la teoria ci dice a seconda dei valori della massa del bosone di Higgs quali sono le percentuali di decadimento. Quindi adesso, dopo la scoperta, cos'è che si fa? Si sta andando avanti, perché uno dice abbiamo costruito l'LHC per trovare il bosone di Higgs, l'abbiamo trovato e adesso cosa facciamo? Lo spegniamo. No, deve funzionare fino al 2030, pensate un po', dice tempo perso, buttato via, no, non è vero, in questi anni si continuerà a misurare, a produrre in gran numero il bosone di Higgs, perché noi queste percentuali le vogliamo stabilire fino alla terza decimale, perché soltanto intorno alla terza o alla quarta decimale noi riusciremo a capire se le cose vanno come devono andare nel modello standard oppure se ci sono numeri diversi che ci indicano che c'è qualche cosa di incompleto nel modello standard. Perché il punto è proprio questo. Finora tutte le misure ci dicono che il modello standard ha vinto su tutta la linea, la previsione di Higgs è stata avverata. Ma i fisici dicono, maledizione, che sfortuna. Perché? Perché i fisici sarebbero stati molto, ma molto, ma molto più felici se invece di trovare il bosone di Higgs e in qualche modo sentirsi dire il modello standard è completo, la storia è conclusa. Sarebbero stati molto, ma molto più felici di sentirsi dire le cose non vanno bene, c'è qualche cosa che non quadra nel modello standard, dovete ritornare alla lavagna e ricostruire la teoria. Perché significava aprire nuove finestre su nuove realtà da scoprire. Quali sono le nuove realtà? Beh, sono soprattutto l'idea della supersimmetria. Oltre al modello standard, che è quello che avete visto prima, eccole qui le nostre particelle, c'è una teoria molto bella che si chiama teoria supersimmetrica, ci sono diversi modelli supersimmetrici che prevedono
che oltre a queste particelle ne esistono altre che sono in qualche modo speculari, nel senso che queste particelle qui, i quark, i leptoni, che hanno tutti spin semi-intero, di qua hanno spin intero, e i bosoni che qui hanno spin intero, di qua hanno spin semi-intero. Cioè c'è uno scambio tra bosoni e fermioni, i valori degli spin. Allora ci sono teorie che prevedono che esistono anche queste nuove particelle, le chiamano particelle sughi. La speranza dei fisici era, più ancora di trovare il bosone di Higgs, di trovare la prima particella supersimmetrica. Perché è difficile trovarla? Perché la teoria ci dice che sono molto massicce, per esempio circa 6-7 volte più massicce del bosone di Higgs. E allora è difficile rivelarle, soprattutto è difficile rivelarle nel giro di 3 o 4 anni, ma se lo facciamo lavorare quella macchina 10-15 anni, questa teoria si arricchisce e può essere che riusciamo a metterla in evidenza. Capito? E la speranza dei fisici, tutta quella roba che vi ho raccontato fino adesso, quella costruzione faticosa del modello standard che abbiamo fatto, la loro speranza è di distruggerlo. Voi direte sono pazzi, sì, sono pazzi. Però lì è il bello della fisica, il momento centrale in cui si acquisisce conoscenza è quando si fa una rivoluzione che butta per aria tutto quello che già conosciamo e ci fa intravedere nuovi livelli della realtà. Capite? Lì è il bello. E allora, io anni fa avevo scritto questo libro, ma avevano chiesto di scriverlo immediatamente dopo la scoperta, doveva diventare un instant book. Doveva uscire a settembre, poi ha ritrattato, la casa editrice è uscita a ottobre, la scoperta del bosone del luglio, quindi a caldo. Avevo messo come sottotitolo, perché allora non era ancora sicuro che la particella fosse il bosone di Higgs, come sottotitolo avevo messo, è il trionfo del modello standard o l'alba di una nuova fisica? Perché anche io sotto speravo che quella particella fosse una particella supersimmetrica. Adesso mi hanno chiesto di riaggiornare alla luce, il libro è quello che avete visto, che vi era venduto, il sottotitolo è cambiato. Dopo il trionfo del modello standard, perché dobbiamo dirlo che ha trionfato su tutta la linea, spunterà, e questa è la speranza, l'alba di una nuova fisica. La risposta non ve la posso dare, però attenzione, è l'ultima diapositiva, che se fosse già spuntata, un mese fa è stato dato l'annuncio della scoperta di un piccolo bump qui, a circa 750 GeV. 750 GeV vuol dire circa 6 volte la massa del bosone di Higgs. Cosa abbiamo da fare? Attenzione, siamo a livelli ancora prematuri per dire che è stata fatta la scoperta, i fisici vanno con i piedi di piombo, l'annuncio verrà fatto quando saremo sicuri al 99,9999% che quel banco non è un errore statistico, non è una fluttuazione statistica, quindi c'è bisogno ancora di fare un sacco di misure, probabilmente l'annuncio arriverà fra 6, 7, 8 mesi, però certo sono tutti eccitati. Sono tutti eccitati perché una particella così massiccia non è prevista nel modello standard, capito? Vuol dire che stiamo toccando un nuovo livello di realtà finalmente. Che sia una particella supersimmetrica può essere, però mi sembra troppo poco massiccia per essere una sfisica. Potrebbe essere qualcosa di analogo al bosone di Higgs, cioè uno dei 5 bosoni di Higgs che sono previsti nelle particelle SUSY. Questo potrebbe essere. Però stiamo ad aspettare, in ogni caso c'è grande eccitazione a Ginevra per via di questo piccolo bump. C'è almeno un punto che salta fuori assolutamente dagli schemi. Speriamo, speriamo che sia l'alba di una nuova rivoluzione.